Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come non crashare più su Counter Strike Global Offensive. Ovviamente faremo un paio di cose su Steam e aggiorneremo tantissimi driver del sistema e della scheda video. Quindi in questo caso, prima di cominciare, ti consiglio di iscriverti al canale, di lasciare un like e di attivare la campanellina. Quindi iniziamo prima a procedere con andare su Counter Strike Global Offensive. Un attimo che andiamo sulla rotellina qua, proprietà, andiamo un attimo su sfoglia i file locali, entriamo nella cartella del gioco, cominciamo a cancellare questa applicazione, poi cancellare questi quattro file, cioè avete questi quattro file, cancellateli tutti e quattro. Chiudete qua e cominciamo a fare la verifica integrità nel file del gioco. E poi, una volta fatto, andremo a installare tantissimi driver per non avere più problemi di crash, ma non solo su CSGO, ma anche su altri giochi. Quindi non ci resta che aspettare la verifica dell'integrità dei file. Ok, una volta fatto, chiudiamo un attimo qua. Andiamo un attimo su Chrome. Vi ho lasciato tantissimi link in descrizione e andremo a scaricare tante cose, veramente tante cose. Quindi per quelli che hanno Nvidia, cominciate a inserire la vostra scheda video, il vostro sistema operativo, perché dovete scaricare un programma che si chiama GeForce Experience. Se avete questo programma, qui sopra potete aggiornare i vostri driver e vedere se dovete fare qualche aggiornamento. Quindi io ci clicco sopra, vado un attimo su, ovviamente adesso mi chiede di fare l'accesso. Ok, ho fatto l'accesso con Google, non mi resta che aspettare perché non capisco perché adesso mi fa fare l'accesso, non lo so, è uscito dall'account, vabbè. Quindi poi, se avete AMD, ci sono i driver per AMD, cercate il vostro prodotto, grafica, processore e cominciate a premere invio e poi cominciate a scaricare il vostro driver e da lì in poi potete aggiornare tutti i driver del vostro processore o scheda video. Una volta fatto, chiudiamo un attimo AMD e Nvidia, andiamo su DirectX Web Installer DirectX Runtime. Qui bisogna solamente scaricare e installare e basta. Se vi chiede di installare Bing Toolbar, voi togliete quella spunta perché Bing Toolbar non è altro che un motore di ricerca, quindi è solamente pubblicità, non installatelo. Scaricate e installate solamente Web Installer DirectX Runtime, selezionate la vostra lingua e premete scarica. Chiudiamo un attimo qua e ora un altro link che vi ho lasciato è quello della Microsoft Visual C++. Questo è buono per il nostro sistema operativo e quello che vi consiglio di fare è cliccare su questi tre link, cominciare a scaricare e installare. Io ovviamente ne ho veramente tantissimi di questi, adesso vi faccio vedere applicazioni. Vediamo Microsoft Visual, eccoli qua, veramente tantissimi ne ho. Sempre aggiornati e scaricateli tutti e tre. Una volta fatto, chiudiamo qua e cominciamo a mettere Net Framework, la versione ultima. Però questa qua è quella che ci consigliano di più. Io ti consiglio di mettere Net Framework 4.8.1. Trovare la lingua in italiano, cliccate qua sopra, aspettate il download e poi fate installa. E ora non ci resta che avviare il gioco. Thank you.
Ovviamente Counter Strike per ora sta andando, non è che l'ho avviato e poi mi è crashato, sta andando senza problemi. Quindi se questo video ti è stato utilissimo ti consiglio di lasciare un like, iscriverti, e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.